cazzo, ora mi devo toccare perché se muoio entro sabato sto video non lo carico. Come va l'occhio? Va. Qualcuno che vuole rompere gli Zebedei. Senza motivo, eh? Non ci deve essere un motivo valido. Farò iniziare questo video a Gary. Grazie Gary, come al solito gentilissimo. Sarà un video un po' particolare. Mi è sempre capitato in questo mio percorso su YouTube di realizzare magari un video vlog per il compleanno dove vi raccontavo qualcosa di speciale o vi parlavo dei miei pensieri. E pensandoci prima di fare questo video ho riguardato i precedenti e ho fatto una considerazione. Erano tutti realizzati in cameretta mia e questo è l'unico che è in un'altra location. Beh, questo significa tantissime cose. Nell'ultimo anno sono cambiate tantissime cose. Per alcuni in meglio, per alcuni in peggio. Io sinceramente sono contento di questo percorso e non cambierei una virgola di quello che sono. Quest'anno il compleanno lo passerò mezzo a casa, mezzo in viaggio, anche perché dovrò partire per Los Angeles. Anzi, domani partiremo per Los Angeles. Sarà una lunga avventura di 14 giorni che ha richiesto un duro impegno per preparare comunque tutti i video che sarebbero usciti poi sul canale. Ormai lo sapete, il mio impegno da 5 anni, facciamo 4 a questa parte, è ogni giorno un nuovo video. Non a caso infatti ho caricato più di 2500 video diversi su questo canale. C'è stata una lunga programmazione per tutti i video che sono stati preparati. Io personalmente li editerò giorno dopo giorno mentre sarò là in America. Non vi garantisco che tutti i giorni ce ne saranno due. Ho per esempio sistemato un paio di giorni con video molto speciali, uno in compagnia della Marina, uno in compagnia dei mates e di un ospite spettacolare che in realtà poi sarebbe lo speciale del milione in mezzo di iscritti che non vedo l'ora di farvi vedere. E questo ha richiesto anche i vari sacrifici. Domani per esempio uscirà un video vlog riassuntivo di tutta questa settimana. In questo momento non è sabato quando sto registrando perché dovrei essere già a Roma per poi partire la mattina successiva, ma invece mi trovo a Milano perché appunto avevamo degli impegni proprio qua. Perché ho sparso dei cuscini a giro per la mia postazione e ho girato anche l'inquadratura? Bene, il distacco che c'è stato dall'abbandonare tra virgolette la mia cameretta ad arrivare qua è stato abbastanza drastico e traumatizzante sotto l'aspetto di quello che mi circondava. A casa mia ci sono tutti i vostri regali, tutti i vostri disegni, i vostri peluche, che in un certo senso mi danno calore, mi danno protezione, mi danno colore anche. Io ho bisogno di vivere, di registrare in un ambiente colorato. Mi piacciono i colori, le cose in bianco e nero non hanno sapore. E non è stato affatto semplice abituarsi a questa stanza, a registrare in un ambiente diverso con altre persone in casa. Ecco, c'è bisogno di abituarsi ai cambiamenti. A volte ci sono dei cambiamenti che si scelgono noi, a volte non si può fare niente, bisogna solamente stare a guardare le cose che cambiano. L'importante se si cambia è cercare di cambiare in meglio, di migliorare se stessi. In questi giorni mi è riapparso in bacheca su Facebook un post di 3 anni fa dove scrivevo che era il mio ultimo giorno di scuola della mia vita perché avevo già programmato che non avrei frequentato l'università, poi magari i progetti potevano cambiare da un momento all'altro, però era una sensazione strana affrontare quella giornata di scuola come per dire questo magari è il cambiamento dalla mia adolescenza al diventare adulti. Io penso di essere adulto con la mente ma con il cuore di un bambino. Mi piace molto fare lo sciocco all'interno dei video per cercare di strapparvi un sorriso e farvi divertire, però dovete sapere che al di fuori sono anche una persona seria. E tutto sommato penso di avervelo dimostrato comunque all'interno di alcuni video speciali dove vi parlavo faccia a faccia, senza scherzare, di argomenti seri, argomenti importanti che magari avrebbero potuto cambiarvi anche la vita. Io vi esorto a fare una cosa: in questi giorni è uscito il video vlog che ha realizzato Giuseppe, che sarebbe Papà Vegas, sul suo canale. Un vlog di ritorno perché è stato assente un bel po' di tempo per problemi personali, problemi salutari. Ascoltate quello che ha da dirvi perché sono parole veramente importanti che potrebbero cambiarvi la vita. Penso che Giuseppe sia una delle persone che mi ha insegnato di più in questo mio percorso su YouTube, ma anche al di fuori, a livello personale. Mi dispiace per voi, non lo conoscerete mai quanto l'ho conosciuto io. E perché dico che mi dispiace? Perché so che avete perso tanto. Lui cerca di darvi molto di se stesso, ma molte cose non ve le fa vedere. Considerate che se Giuseppe dà 150% dice a voi
che fa il 50%. È una persona molto umile e io lo stimo da impazzire, soprattutto per il progetto dei Matescraft, il server che stiamo per lanciare in questi giorni. Un server al quale lavora da 6 mesi, e dico lavora indirizzando principalmente a lui questo compito, perché prenderei dei meriti che non ho nel dire che siamo stati tutti insieme a farlo. Lui ha dato il 97% e noi abbiamo messo l'1% a testa. E no, non sto esagerando, cioè lui è la persona più umile del pianeta e vi garantisco che ha fatto praticamente tutto lui. Certo, se avevamo qualche idea, qualche consiglio da dargli, lo abbiamo fatto più che volentieri, ma senza le sue energie, la sua creatività e la sua mente per stare dietro a tutto ciò che c'è dietro, scusate la ripetizione, non sarebbe stato possibile. Inoltre, con la speranza che stia meglio il prima possibile, insieme anche al viaggio che faremo adesso, noi daremo come al solito il massimo. Presto torneranno anche le CTM, se in questi giorni siamo riusciti a registrarle. Spesso, ragazzi, vi limitate a scrivere nei commenti: sei cambiato, non fai più quello che facevi un anno fa. È anche bello variare ogni tanto, no? Perché fare sempre le stesse cose? Leggo nei commenti le persone che mi offendono perché faccio slider.io. Cerco di farlo diversamente da quello che fanno tutti gli altri. Ci aggiungo delle sfide, ci aggiungo delle challenge, perché comunque è un gioco divertente da fare per cambiare la solita routine. Come avete visto, non faccio più tutti i giorni Minecraft, lo faccio quando riesco a registrare qualcosa e ne ho voglia. Che vi piaccia o meno, e devo anche io rendermi conto di questa cosa, ci sarà se qualcuno che vuole rompere gli zebedei. Senza motivo, non ci deve essere un motivo valido. Il principio è nel godere a vedere qualcuno che ci sta male per quello che gli hai scritto. Io ultimamente intervengo poco nei post negativi, piuttosto mi limito a rimuovere subito il commento prima che inizi a esserci del flame al di sotto. Fino a che questi commenti sono su di me, va bene, posso anche lasciare addosso le critiche e tutto, ma quando leggo qualcosa sui miei amici, sulle persone a me care, sulla Marina, sui miei genitori, lì un po' mi si tappa la vena e mi viene da rispondere, ma rispondo anche con cattiveria. Sbaglio in questo e devo migliorarmi, cioè noi dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno. E purtroppo, se la vita di queste persone è basata sul giudicare la vita degli altri, ci possiamo fare ben poco, cioè significa che la nostra vita è più interessante della loro. Io lo dico a voi anche a livello personale, cioè se avete delle persone che vi infastidiscono, ignoratele, cioè nel senso, bene, tu giudichi la mia vita, cazzo, bravo, e la tua? Che stai facendo della tua vita? Stai passando a giudicare la mia? Nessuno vi obbliga a stare su questo canale, cioè voi teste di ca che non rompete le pa, via dai coglio, tanto vi banno tutti, quindi il problema non sussiste. Comunque, se non l'avete visto, ho portato anche Gordon, c'è Gordon qua. Noi siamo così, siamo fatti così, io sono fatto così, non ho intenzione di cambiare per delle persone a caso che neanche conosco e mai probabilmente incontrerò nella mia vita. Piuttosto invece sono felice di essere apprezzato e stimato da coloro che magari vengono davvero ad incontrarmi di persona, con le quali riesco a lasciare un abbraccio, un saluto, un ricordo, una foto, un autografo, quello che sia. Non è il gesto, è il pensiero che conta. A volte un silenzio vale più di 1000 parole al vento. E comunque io penso che nella vita non ci sia tempo per essere tristi, bisogna essere felici, energici, con la voglia di fare giorno dopo giorno, cioè dobbiamo sempre sprizzare al massimo. E poi cavolo, maggior ragione il giorno del proprio compleanno. Oggi è il mio compleanno. Lo so che è un giorno come gli altri, però insomma, sapere che tante persone mi faranno gli auguri mi fa stare bene. Sarò stupido che mi accontento di così poco, però a me basta. A proposito della scuola, mi farebbe piacere farvi vedere questa clip, che è di un vlog del 2013, dove appunto ho registrato l'ultimo giorno di scuola dell'ora di educazione fisica. Ecco, pensavo che fosse un file ormai perduto, invece lo ritrovate e sono morto dalle risate, e penso che dobbiate vederlo adesso. Ultima ora di fisica della vita. Come va l'occhio? Va. Non si è fatta apposta. Ok, forse mi è esagerato. Oh, volevo fare il canestro a tutti i costi. Stavo tipo registrando con il cellulare appoggiato su dei materassini. Mi dispiace per il naso della mia amica, però dovevo farlo assolutamente. Col tempo, ragazzi, ho imparato che gli anni passano senza che tu possa farci niente, e le persone che incontri sono poi i tasselli fondamentali della tua vita. Quindi quello che vi conviene fare è creare dei rapporti
con coloro che vi vogliono bene. Non sprecate del tempo con coloro che vi vogliono male, perché poi il tempo indietro non ve lo restituirà nessuno. Trovate le colonne portanti della vostra vita e fatene tesoro. Curate quelle relazioni, date il massimo sempre di voi stessi affinché vadano avanti per bene. Nessuno mette in dubbio che ci saranno anche i momenti bui, anche i momenti tristi, i momenti peggiori, e la cosa migliore è risolverli assieme. Non fate mai l'errore di chiudervi in voi stessi, ma parlate tanto. Cioè, se avete un problema con qualcuno, raccontateglielo, e vi assicuro che ne varrà veramente la pena. Inoltre, volevo sapere cosa pensavate di questa postazione per il vlog quando sono a Milano. Come sapete, io faccio avanti e indietro, è abbastanza stancante come cosa, però ci si fa. Probabilmente questo video sarà venuto anche fin troppo lungo, ma per il mio compleanno ho deciso che il regalo magari sarebbe stato meglio se l'avessi fatto io a voi che voi a me. Anche perché tutto sommato voi a me lo fate tutti i giorni, quindi c'è poco da regalarmi. Spero che questo video possa avervi trasmesso qualcosa. Quello che posso dirvi è che ci sono tante avventure davanti a noi. Io avrò più che piacere nel condividerle con voi, grazie a questo mezzo fantastico che è YouTube, del quale dobbiamo avere cura, perché piano piano tanti lo stanno rovinando e io preferisco stare lontano da quelle persone. Seguitemi anche sugli altri social, su Telegram, su Snapchat, su Instagram, su Twitter, su Facebook, dove vi pare e piace. Spolliciate, commentate, condividete, come fate a cagare, ci accorgiamo al prossimo video, cosa sempre è tutto. Il mio compleanno, e ora si va a festeggiare. Disagiati, fatemi gli auguri che è il mio compleanno. È vero. Questo video esce sabato. Ah, beh, pezzo di merda. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Stefanino. Tanti auguri a te. Buona va. Lascia un like. È la candelina. Ah, non è finito. Dov'è la candelina? Anche tu devi farmi gli auguri, è il mio compleanno. Non ci credo. Non oggi, sabato, però esce sabato. Auguri Stefano! Cazzo, ora mi devo toccare perché se muoio entro sabato sto video non lo carico. Ho paura, il bacio della morte. Io vi ho rubato anche troppo tempo. Vi auguro una buona domenica. Se siete già in vacanza, vi auguro una buona vacanza. Se dovete studiare, vi auguro un in bocca al lupo per studiare. Qua da step è tutto, se volete lasciate un mi piace. Basta. È finito. Ciao.